Fuori c'è l'alba, più o meno praticamente, c'è ancora buio in realtà. Sono le 7:30 e adesso mi preparo e andiamo a Milano. Ragazzi, bonjour. Stamattina non ho neanche il tempo di filmare un intro per questo video e raccontarvi tutto quanto. Sto andando a Milano in giornata per lavoro. Mi sono truccata in aereo. Devo solo mettere ancora il rossetto. Sono appena atterrata a Malpensa, ho rischiato di perdere l'aereo. Ragazzi, non c'era un Uber stamattina, l'ho aspettato mezz'ora. È stata una corsa contro il tempo. Letteralmente, nel senso che mi sono fatta proprio le corse, ma ce l'ho fatta, appunto. Sono arrivata adesso a Malpensa e sto andando verso il parcheggio dei taxi e vado direttamente in centro. Ragazzi, finalmente, oddio, ma che capelli ho! Finalmente riesco ad aggiornarli. Vi sto posizionando un attimo sulla mia borsa, così riesco a togliermi questo cappotto che ci sono 700 gradi qui. Mamma mia, che cosa è successo ai miei capelli? Ok, ragazzi, vi aggiorno un po'. Io mi rendo conto perché oggi volevo portarvi con me. Ho detto, ok. Non so che cosa sta succedendo, vabbè. Oggi avevo in programma appunto questa giornata di lavoro a Milano e quindi sto andando e tornando in giornata e ho pensato, ok, faccio un vlog, così vi porto con me, così vi accompagnate. E in realtà, la realtà di fatti qual è? Che non ho avuto un secondo libero per filmare. Sono già in aeroporto a Linate. Infatti io vi chiedo veramente scusa dal profondo del mio cuore, perché questo vlog sarà incasinatissimo e all over the place, mi rendo conto, ma appunto speravo di avere un po' più di tempo per chiacchierare con voi e farvi vedere qualche cosina, ma in realtà vi riassumo un po' la giornata. Praticamente Uber non arriva, perderò il volo, arrivo in aeroporto mezz'ora prima del decollo, chiedo ad ogni singola persona in fila, vabbè non ce n'erano tante, ma ad ogni singola persona in fila per la security io ho chiesto se potevo andare, passargli davanti perché altrimenti avrei perso l'aereo. Sono stati tutti estremamente gentili, meno male, perché il karma esiste, perché quando qualcuno è in ritardo gli dico sempre vai vai, non ti preoccupare, vai vai. E per fortuna una volta che è capitato a me sono stati tutti gentilissimi e, però appunto comunque ad ognuno ho chiesto, quindi ci ho messo un po'. E passo alla security, ragazzi, mi fanno togliere gli stivali, ci ho messo una vita, insomma, fatto sta che arrivo al gate, corro. Allora, primo monitor, vedo gate closing, quindi gate in chiusura, dico ok, è in chiusura, non è ancora chiuso, io corro, corro, corro. Secondo monitor, gate closing, quindi in chiusura, dico ok, non è ancora chiuso, corro, corro, corro. Il prossimo monitor, ho visto gate closed, cioè gate chiuso, ho detto no. No, ti prego, no, ti prego, insomma, corro comunque verso il gate, arrivo al mio gate, che ovviamente non poteva essere il primo, no, era il quarto. Ok, arrivo al quarto gate, che era già chiuso, erano già tutti sull'aereo, cioè la sala del gate. Se avete presente ad Amsterdam, appunto si scelgono le scalette dove c'è EasyJet e appunto ci sono le stanzine giù tutte piene di gente fino a quando poi si sale sull'aereo. Beh, io sono arrivata, non c'era più nessuno giù, erano già tutti saliti a bordo e ho detto alle hostess di terra, vi prego ditemi che è ancora aperto, e mi fa sì, vai tranquilla, però sei l'ultima. Io ok, più, quindi sono arrivata sull'aereo, tutti già seduti, oddio, vabbè, ce l'ho fatta. Arrivata a Malpensa, che ho filmato quei 5 secondi di tempo mentre camminavo, che sono atterrata a Malpensa, sto ripartendo da Linate, ma praticamente a Malpensa prendo il taxi, vado diretta in agenzia, l'agenzia per la quale ero qui oggi per un lavoro a Milano.
Quindi, parlato con l'agenzia, poi ho fatto pranzo con il proprietario dell'agenzia, vi ho fatto due scene per farvi vedere quello che ho ordinato. Siamo andati da California Bakery e non è la prima volta che ci vado, ma quando posso qui a Milano appunto molto volentieri. Ed ho preso, era il bagel con salmone cream cheese. In realtà volevo prendere l'avocado toast, ma all'interno del guacamole ci mettono la cipolla, che a me non fa impazzire, quindi appunto poi ho preso quello. Vabbè, piccola parentesi che vi devo sempre dire che cosa mangio io. E quindi però appunto era un pranzo di lavoro, quindi non ho potuto filmare più di tanto. Finita in agenzia, finito il pranzo di lavoro, sono corsa verso la location, ho filmato i contenuti che dovevo filmare, che poi monterò in realtà stasera quando torno a casa, e poi ricorri verso l'aeroporto e adesso sono qua. Praticamente ho visto il Duomo dalla macchina, tipo 5 secondi, tipo tempo di ammirarlo, volevo prendere la videocamera per filmarvelo ed era già passato. Quindi molto spesso in realtà quando viaggio, cioè non sempre, a volte ho la fortuna, ma sono a fuoco, spero di sì, a volte ho la fortuna di poter visitare i posti in cui vado, ma a volte succede come oggi che ho, l'unica cosa che vedo è tipo aeroporto, taxi, taxi, location, pranzo di lavoro, location, taxi, aeroporto. E questa è stata una di quelle giornate in cui appunto non ho visto, non ho fatto nulla se non lavoro. Adesso sto già rientrando in ad Amsterdam, il mio volo è alle 19.15, adesso sono le 18.30, quindi tra un po' ci sarà l'imbarco. Non devo neanche perdere troppo tempo qui in realtà, perché sono in un ristorante, sono venuta a prendere la mia solita Coca Zero. Ho detto che finalmente riesco a fermarmi un attimo e farvi veramente due scene di questo vlog, perché è un po' disastroso, davvero. Ma in realtà vi devo dire che anche se so che non sarà il vlog migliore della storia e più lungo, eccetera, adesso che sono tornata ad essere molto più attiva su YouTube, mi rende felice, anche se solo ho la videocamera dietro e riesco a fare qualche ripresina, anche se appunto poi il vlog magari è poco, però sono contenta di fare più contenuti e di portarvi con me in qualsiasi momento per farvi vedere la realtà delle mie giornate, che appunto a volte sono così come oggi. In realtà mi hanno chiesto quelli dell'agenzia se potevo fermarmi, ma senza preavviso non posso perché ho i gatti a casa, quindi niente, quindi sto tornando a casa. Adesso mi bevo la mia Coca Zero e poi ci imbarchiamo. Ah no ragazzi, ma tra l'altro nell'ansia io di parlarvi e di raccontarvi tutto, mi sono dimenticata completamente delle scene del volo, cioè le ho completamente rimosse. Una volta atterrato ho detto ok, ci siamo, sono viva, i miei piedi sono per terra, sono viva, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ci sono state delle turbolenze all'andata. Il problema che ho io è che quando il pilota, non appena ci imbarchiamo, ok, non appena decolliamo, il pilota dice vi consigliamo di mantenere le cinture allacciate e il simbolo delle cinture rimarrà acceso, vi consigliamo di non slacciare le cinture perché ci sono turbolenze, io in quel preciso istante quando sento la parola turbolenza o anche solo vi preghiamo di tenere le cinture allacciate, io vado nel panico, infatti me la sono fatta sotto, mi sono quasi messa a piangere, l'aereo è iniziato a tremare tantissimo. Io penso sempre che non devo avere paura perché il mezzo più sicuro è l'aereo, io lo so, però mi avete visto in che condizioni ero in aereo? Non è che stavo proprio benissimo. Poi mi riprendo, diciamo, cioè è come se una volta che toccassi terra, ditemi se sono l'unica che ha paura di volare che prova questo fatto, ma una volta che tocco terra mi passa tutto, cioè tutto ad un tratto sto bene, dico ok, non muoio, oggi non muoio, fatto un'altra giornata. Però sì, ci sono state delle scene non proprio bellissime, adesso devo vedere in che condizioni ero, perché io mi filmo nei momenti meno indicati perché non so come affrontare la paura e quindi prendo la videocamera e penso ok, tanto poi sopravviverò, perché poi comunque questo video lo metterò su YouTube, quindi voi lo vedrete, quindi significa che sarò sopravvissuta. Non ha senso sta cosa perché in realtà potrei precipitare comunque, però non lo so, mi tranquillizza un po', non lo so, mi tranquillizza un po', e quindi ho filmato, ma devo vedere in che condizioni ero, se quei pezzi li metterò poi nel video oppure no. Con questi finisco la mia Coca Zero e poi andiamo, torniamo a casa.
Per caso avete fame? Per caso così? Tanta? Davvero? Ma quanta? Se ne va via e borbotta. Gatta Stellina. Gattini! Anch'io sono tanto contenta di vedervi, ma voi siete contenti di vedermi o volete la pappa? Ma ciao bubububu! Ma ciao bubububu! Never mi sgrida perché me ne sono andata! Me ne sono, io non devo permettermi di lasciarti! Lo so, lo so, lo so! Neanche per una giornata intera! Non puoi tu! Sì, tante carezze, tante carezze! Tante carezze, bubudem! E tu dove sei? Mia patatina! E scoiattolina! Allora, voi dovete sapere che queste due ciotole, quando sono andata via stamattina, erano piene, cioè tipo montagnetta, piene di crocchette, guardate qua, ragazzi, avete mangiato tipo due porzioni, cioè, ecco, no? E poi è ancora pieno di crocchette in giro, così, tanta fame avete che lasciate le crocchette, vabbè. Cos'hai da dire a tua discolpa? Cos'hai da dire a tua discolpa tu? Va bene, va bene. Tu dici che le ha mangiate la gatta e la gatta dice che le hai mangiate tu. Ok, ok. Pappa morbida, anche oggi almo nature, oggi abbiamo filetto rosso di tonno. Il mio trucco ormai, ragazzi, cioè in realtà non è poi così male, solo che ho il viso super 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 lucido, ma quando viaggio in aereo faccio sempre una skincare un pochino più nutriente rispetto al solito, perché l'aria dell'aereo secca tantissimo tantissimo la pelle, in particolare quando devo prendere due aerei nello stesso giorno, per la pelle è veramente deleterio, quindi meglio che sia un pochino lucida piuttosto che io la senta tirare perché è troppo secca, che mi è capitato. Quindi mia family, io sono abbastanza distrutta perché ho dormito 4 ore ieri e nel frattempo però avevo programmato la cena perché arrivasse, insomma quando arrivavo a casa, e ho ordinato cinese, niente di che, in realtà ho preso il wok. Sono praticamente spaghetti giapponesi con i gamberi, mi ricorda un sacco le sitcom americane questo packaging. E poi ho preso un'altra cosina, ovvero 3 chele di granchio, che solo in questo ristorante hanno qui ad Amsterdam, e quindi quando ordino le prendo sempre. Quindi adesso cenetta e poi mi metto subito 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 al montaggio di questo video, così è pronto per domani alle 17:30, sperando di non addormentarmi davanti al computer, ma ci provo. E questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Scusatemi veramente se era un po' all over the place, ma oggi io ero un po' all over the place, quindi mi avete accompagnato in questa giornata molto molto caotica in cui veramente non ho avuto neanche un secondo libero, ma ho voluto comunque portarvi con me, quindi spero vi abbia fatto piacere. Venite qua come al solito che vi abbraccio fortissimissimissimo e vi aspetto domani 17:30 con un nuovo video. Muah.